Ciao a tutti e bentornati qui con me. E se è la prima volta che passi di qua, guarda i miei video e se ti piacciono, iscriviti al canale, grazie. Oggi voglio fare con voi una ricetta dolce che ho visto sul web e che poi ho leggermente modificato a seconda dei miei gusti. È un pan brioche dolce con sopra una confettura di fragole e una crema di latte. Prepariamo insieme brioche che si crede una pizza. Siamo pronti a impastare, io farò con la planetaria, ma è un impasto che si può fare anche a mano. Prima cosa da fare è sciogliere il lievito nel latte. Nel boccale della planetaria metto la farina, lo zucchero e aggiungo l'acqua poco per volta. Finito il latte aggiungo la vaniglia. Aggiungo l'uovo, lasciamo lavorare qualche minuto. Quando l'uovo si sarà assorbito possiamo cominciare col burro. Il burro va aggiunto pezzettino per pezzettino dando il tempo alla macchina di prendere il precedente. Non aggiungete burro se non è stato assorbito. Finito tutto il burro, questo deve essere il risultato. Un panetto molto soffice e non appiccicoso. Se dovesse essere, dovete azionare ancora la planetaria a grande velocità per far assorbire meglio il burro. A questo punto prendo un contenitore. Il pasto è una nuvola morbidissima. Ungo il contenitore e metto l'impasto. Copro bene e lascio lievitare dalle 3 alle 4 ore. Seconda parte, ci spostiamo sui fornelli. In un pentolino metto lo zucchero, la maizena, la vaniglia e comincio aggiungendo un goccino di latte e mischio e poi aggiungo il restante. Metto sul fuoco con la fiamma bassa e continuo a mescolare fino a quando si raddenserà. Continuate a mescolare finché diventa la consistenza di un budino. Trasferisco in una ciotola per farlo raffreddare e subito copro a contatto. A contatto vuol dire che faccio aderire la pellicola al composto per evitare che raffreddandosi faccia quella brutta pellicina. Dopo 3 ore l'impasto è così. Procediamo. Versiamo l'impasto in teglia e con le mani andiamo delicatamente ad allargarlo. Per simulare il pomodoro della pizza usiamo la confettura di fragole. E la nostra crema di latte simulerà la mozzarella. Andiamo ad infornare.